se sentite abbaiare, non sono io, eh. È il panico. No. Come no? No, dovete sapere, questo cane è la mia ombra. Sì. È la mia ombra, si chiama Spillo. Sì, e, Spillo. Ed è il mio collega di lavoro. Fantastico. Salutiamo, cioè, Spillo. Ti aiuta proprio nel tuo lavoro di educatrice. Cioè proprio. Eccolo! Ciao! L'hai chiamato, giustamente, lui si è fatto sentire. Insomma, viene al lavoro con me lui. Quindi è un educatore, è un maestro. Che bravo! Vuoi chiamare anche Leon, tu, Federica? Leon dorme 24 ore al giorno. Così magari si facevano compagnia loro due anche. Non sa più chi è. Tutte le volte che facciamo per la quinta volta il giro dell'isolato mi guarda come per dire basta. Ecco, vedi, Spillo, infatti, Spillo ha detto la ragione. Sì, sì, Spillo è più reattivo. Spillo lavora, Leon no. No. Leon dorme. La differenza tra i cani vagabondi e i cani invece lavoratori è che si spaccano la schiena. Quindi in pratica Leon è un meridionale, no? Ma lui viene adesso da Pignola, Basilicata. Ah, vedi, si sentiva già, si vede. È arrivato a Brescia in staffetta, ma già da lì avevo capito che era fuori il luogo. Sì. Senti, Spillo, invece la storia di Spillo, poi dopo iniziamo questa avventura che sarà bellissima, già lo so. Come va, scusa? Raccontaci un attimo di Spillo, anche lui viene dalla Basilicata? No, Spillo viene da una fattoria, proprio una fattoria vera, con le mucche, i maiali, era il più piccolino, era una fattoria, viveva sciolto, e però poveraccio era l'ultima ruota del carro, e quindi mangiava se si poteva mangiare, stava al calduccio se si poteva stare un pulino, sì. E allora è venuto via, l'ho portato via. Questo è molto bello e ti prego, cioè, parliamone. L'ultima velocissima, ma insieme a Spillo hai portato via anche Lorenzo? C'erano assieme nella fattoria? No, purtroppo Lorenzo viene da una discarica. Oh, povero Lorenzo, l'ho conosciuto 20 anni fa. No. Ma non nella fattoria. Avevo delle speranze. No, ma sono assolutamente ben riposte. Io continuerei ad averle. Amore, sì. Continuerei assolutamente ad averla. Mi devo sforzare in questa missione educativa. Vai, iniziamo, ragazzi. Sì, io stavo andando in camera per avere un po' più di quiete, però il problema è che in camera non prende il telefono, perché il wifi è... Ma però adesso non andiamo col wifi in realtà, stiamo andando con la rete normale o andiamo con internet? No, certo che andiamo con internet. Andiamo tutto con qui. Internet, quindi bisogna che... Vabbè, al massimo sentite Lorenzo in sottofondo. Anche Lorenzo, si chiama Lorenzo, anche mio figlio Bea, non è tuo marito. No, ma sono nuove generazioni, stai tranquilla. Se poi dopo Lorenzo vuol fare la capatina, visto che è già stato nostro ospite, che diamo continuità. Non sono a casa. Ah, sei a casa. Ah, ok, niente, no. Allora a posto. Va bene, io ci sono. Quindi posso dire tutto quello che vuoi. Esatto, può essere libera, liberissima. Quindi... Adesso è Jack che incomincia a fare le trappole, devi sapere, Bea. No, io adesso non faccio nessuna trappola. No, tu stai aspettando che noi diciamo la prima fesseria della cosa per poi cominciare a registrare. Prima o poi dovrà succedere, perché tanto non è che dici che... non è che dici... vabbè, dai, Oggi inizia. Allora, stamattina ho mandato una serie di mail di lavoro, perché in fondo mi tocca anche lavorare. In fondo però, Cioè, in fondo nel senso che poi si può iniziare dall'alto e dal basso. In fondo mi tocca anche lavorare, cioè non è che sia di per sé... E alla fine mi è venuta una battutona per salutare una persona in maniera un po' più brillante, grazie anche al T9, perché il T9 serve.
il T9 serve, perché volevo salutarlo con un hasta la vista. Oddio. Solo che il T9 me l'ha corretto in basta la vista. Ricordiamoci che la persona a cui stavo scrivendo è un ipovedente. E beh, no. Certo. No, che cosa brutta. No. Io denuncerei il T9. Esatto. Ovviamente appena mi sono accorto, ma era già partito, ho rimandato un messaggio con B a parentesi H chiusa parentesi sta alla vista, sperando potesse cogliere la battuta. È un po' come se invece di distinti saluti alla dietista gli scrivi distinti salumi. Esatto. E ti sarà capitato? A no, me non, non mi è sì? Molto brutta. Vai, vai Bea, vai, lanciati. Beh, volevo scrivere tutto bene nella chat delle famiglie della scuola e ho scritto tutto bene. No, non vi che è pur sempre un'informazione utile. Beh, scusami, io sono estremamente concorde con questo tipo di scambio di informazioni. Sì, sì. Sì, sì, hanno a cuore la mia salute, sì. Comunque io voglio dire, se mi arrivasse un messaggio da uno delle chat rutto bene, probabilmente diventerei un fan di quella chat, perché sarebbe veramente qualcosa di unico e irripetibile. Grande Bea. Mamma, incidenti della vita. Beh, a questo punto però mi sembrerebbe giusto incominciare a conoscere la nostra ospite. Bea, nome, sì. Cognome, data di nascita ovviamente anche falsa, è autorizzata, prego. Nome Beatrice, Maria Beatrice, Simoncini, sì. Cognome. Sì. Sono nata a Firenze nel 1475 come Michelangelo, no, da sera ho 45 anni. E quindi ti hanno quindi siamo nel siamo nel 1500 agli inizi più o meno in questo momento. Bene, perfetto. Chi siete? Quindi io sono molto ignorante storicamente, ci sono i medici in questo momento? Sì, sì, certo. Sì. Ecco. Ci sono i medici davvero però, perché in effetti i medici adesso la fanno da padrone, purtroppo. Eh sì. Quindi vedi che c'è tutto comunque una conseguenzialità, tutto torna. Molta fantasia, nostro... ma tutto torna. Tutto torna, sì. E quindi che nel tempo dei medici come si sta, cara Bea? Nel tempo dei medici si sta medicalizzati e quindi Firenze è deserta, le case pullulano di bambini e genitori. E si cerca di sopravvivere l'uno all'altro. Insomma, qualcuno mi scriveva stamattina che sì, scusami, perdonami, abiti in campagna? Io abito in campagna, quindi cambia poco la situazione per me, perché non c'è tanto traffico da queste parti solitamente e non c'è traffico adesso, non è cambiata molto la situazione. Effettivamente immagino che sia, cioè la cosa migliore in questi casi è proprio stare in campagna, cioè avere una casa in che campagna. Bello. Che bello, io ho quasi rischiato di comprarla 2 anni fa, una bella casa in campagna. Quello è il problema, è che è quasi rischiato. Cioè, sì. Non dovevi non piangere, non piangere. No, però, no. A saperlo. Vabbè. No, vabbè, dai, adesso addirittura sospiri. La comprerai, adesso vedrai che avrai occasione di comprarla. Certo. Tanto voglio dire, con Dottor Bob e Mr. Y il futuro è assicurato, no? Questo penso di poterlo dire con una certa dose di sicurezza. Cosa dici tu, Giacomo? No, oddio, cioè, nel senso, ora noi siamo da casa, no? Quindi comunque, sì. In generale, sta funzionando, nonostante tutto. Sì. Quindi direi, teoricamente sì. Poi chi lo sa, nel mondo succedono tante cose, nelle nostre case possono succedere tante cose, ma parliamo d'altro, dai. No, io infatti a proposito di case sentivo come rumore di fondo un vocio,
vocio, credo che provenisse dalla casa di Beatrice, e il vocio mi fa pensare che ci sono altre persone o no? No, temo che il vocio fosse mio figlio. Ah, era Lollo, vedi che sentivo un vocio, poi da capire da quale casa veniva. E Lollo è come se la sta passando, perché poi così con Lollo incominciamo a entrare nel vivo della chiacchierata. Come se la sta passando Lollo in questa giornata, in questo tempo dei medici? Allora, cosa fai in questi giorni, Lollo? Aspetta che è qui, Gioco. Facile? Oh, amore, di cosa facile. Stiamo parlando? Ti annoi? Un po' sì. Abbiamo un po' voglia di vedere. Cosa manca di più? Ce l'ho già. Cosa ti manca di più? La scuola, le maestre, gli amici? No, mi mancava gli amici e una cosa che mi ha regalato. gli mancano gli amici e poi gli mancava l'uovo di Pasqua dei dinosauri, che però è arrivato, quindi... Però è di cartone, non è di... Il cioccolato. Si vede che è una mamma dietista, però, mamma mia. Quindi mamma lui adesso mia. È felice. Che infanzia realtà, brutta. Mancano immagino, solo gli amici. Lo sai cosa l'avevo detto prima? Sì, cosa avevi detto? Sì, Giacomo. Lo sai cosa l'ha detto a lui, dimmi. Giacomo? Io l'ho detto, mangia il cartone. È vero. Ieri, quando abbiamo fatto le prove per capire se tutta quanta questa pazzia da casa potesse funzionare, io gli ho detto giustamente, Lollo, me ne dai almeno un po' dell'uovo di Pasqua? No, al massimo ti do il cartone. E Bob, detto, grazie. A Bob sì. A Bob sì, a me no. Perché Bob c'ha la pancia, ed è un buon contenitore. E poi anche simpatico. Grazie, Lollo. E quindi io non sono simpatico. Ma è evidente che non lo sei. Su, dai. Non infierire su te stesso, dai. Giacomo, ci sono io che ti supporto, Grazie, Bea, grazie mille. Meno male, guarda. Me la sono comprata bene, Bea, quando io ho fatto tutta l'assistenza tecnica. No, però io vorrei far notare il fatto che Lollo trova emozionante un uovo di Pasqua di cartone. No, ma tu pensi che come secondo spesso gli propone anche delle lastre di marmo? Quindi... però gliele dipinge bene Riccardo, che è un pittore, gliele fa sembrare anche cose assolutamente si buone. Tra un pesce e un altro anche le lastre di marmo. Sì. Cioè, però tornando a Lollo, no? Perché il protagonista è comunque Lollo, sempre e a prescindere, no? Lollo ha lamentato che insomma, un fondo al di là del cartone, del marmo, un po' di noia trasuda in questo momento che si sta prolungando, e noi abbiamo avuto l'idea di chiamare un personaggio che già si è dimostrato simpaticissimo, ma su questo non avevamo dubbi, come Beatrice, perché Beatrice opera nel mondo della scuola. Mi correggi subito o possiamo proseguire su questo tema, Beatrice? Allora, no, innanzitutto il più simpatico è Spillo tra noi due, poi io sono quella che sono più alta. Però scusami, Spillo chi è? È il cane. Bob, però. È il cane. No, però parlavo di cose inanimate prima, che c'era la lettiera, i libri. Adesso invece c'è qualcosa di animato, allora. Sì, è che lui entra e esce da questa stanza a suo piacimento, capito? Se la cosa gli interessa, si sta, se non si vuole grattare e fare una leccatina da qualche parte, va via. E ora è tornato ed è seduto tranquillo accanto a me. Spillo, quando vuole intervenire, è libero di farlo. Quanti anni ha Lorenzo? Lorenzo ha 5 anni e mezzo. Ah, ok. Spillo ne ha 4. Coetanei. Sì, sono quasi più coetanei. O meno, sì. Quindi no, Bea, comunque fai parte del mondo della scuola? Sì, più o meno. Sono abbastanza collaterale perché ho iniziato 20 anni fa nel sociale con soggetti svantaggiati, poi ho iniziato a lavorare con l'infanzia e per 16 anni ho lavorato, diciamo, immersa nel mondo pubblico, e poi ho lasciato e adesso sono educatrice nell'asilo del bosco.
Quindi diciamo sono un po' sono in una strada un po' poco frequentata purtroppo, ma che ha tante risorse. Certo. Lavoro con i bambini dai 3 ai 6 anni, quindi Lorenzo potrebbe essere un mio amico. E vediamo se Lollo è d'accordo, però Lollo potrebbe essere amico di Bea. Ah, Lollo adesso in questo momento si è ritirato con i dinosauri, quindi non lasciatelo giocare, dai. Da fare. No, però comunque quando ricapiterà, perché ricapiterà lo sappiamo, tu ti prego di subito sollecitarlo su questa cosa, se lui si può ritenere amico di un personaggio come Beatrice, che comunque in fondo sì è un amico, ma potrebbe anche essere una mezza insegnante, quindi... Ma lui è amico di tutti, tranne che di Giacomo, no, ma era Giacomo, ma esatto, però Bea è amica di Giacomo invece, esatto. Ecco, ok, va bene. No, Bea, continua la storia. Allora, tu fai questa cosa e in questo momento però sei ovviamente distaccata da quello che è il tuo mondo. Sì, io dal primo giorno, che diciamo dal 5 di marzo, e da giovedì 5 marzo sono a casa. E da allora sento i bambini telefonicamente, sento le famiglie, sì, bravo, anche Spillo, bravo. Anche Spillo sente tutti, certo. E niente, ci sentiamo tra gli educatori, cerchiamo di mantenere un po' un contatto con i genitori, ma più che altro di essere supporto loro, perché con i bambini così piccoli non si fa la didattica a distanza, non si fa gli animatori. Ho mandato delle canzoni che noi facciamo la mattina quando siamo in cerchio, ma più che altro ho telefonato ai bambini per parlarci. C'è chi mi faceva vedere dal telefono, non dalla videochiamata, dal telefono, che andava in bicicletta, c'è chi mi faceva vedere che faceva lavori in giardino. Però ecco, il telefono non era, diciamo, stava lì e il bambino girava intorno, faceva le sue cose, e io lo stavo ad ascoltare, quindi anch'io facevo le mie, lui faceva le sue. Non era una conversazione, uno scambio come tra adulti, no? botta risposta. Che bello. Sì, compagnia, molto bello. Ma secondo te qual è la cosa che in questo momento i bambini fanno più fatica a comunicare? Perché noi ci lamentiamo da adulti, nel momento di frustrazione, diciamo, che sto banalizzando evidentemente, ci lamentiamo, uffa che noia così. Il bambino, soprattutto della fascia di età che tu hai individuato, lo fa questo? Spillo lo fa, perché sta dicendo basta con questa cosa noiosissima che state facendo. No, Spillo c'ha la stessa esigenza dei bambini, guarda, ti dirò, che è il movimento. L'unica esigenza forte dei bambini a quell'età è il movimento. Quindi vabbè, ora in particolar modo i bambini del bosco, che sono abituati a vivere molto fuori, gli manca, ai pochi sfortunati, perché molti vivono in campagna, hanno delle situazioni similari a quella della scuola, hanno un'educazione all'aperto. Altri bambini che vivono in città soffrono di non poter passeggiare, di non poter stare al sole, di non godersi la primavera, quindi questo il movimento. Tutti tranne il mio, amore, che lui tutti non tranne il... No, ma perché il mio è proprio un poltronaro, cioè, che da quando è uscito la notizia che si può portare fuori i bambini, io l'ho guardato, penso, sei contento, possiamo andare? No, io sto bene, ma qui c'è, cioè, proprio niente, zero. Però sì, condivido questa cosa, che i bambini soffrono di non potersi muovere. E dipende dall'indole del bambino. Ci sono bambini che hanno un'indole più legata al movimento, e ci sono bambini che hanno un'indole più legata, diciamo, alla casa, alle cose manuali,
meno legata al movimento, però certo. I bisogni fondamentali dei bambini sono questi, cioè sono stare in un ambiente tranquillo, rispettare i loro bisogni fisiologici, quindi il pasto a una certa ora, il sonno a una certa ora, e poi il bisogno del movimento, insomma il calore, lo star fuori, l'esplorare, la curiosità, quindi queste cose qui mancano a volte ai bambini, però in un altro caso può essere l'occasione per loro per riscoprire una dimensione domestica che il sabato e la domenica non c'è. Chiaro, chiaro. Bello, sì, esatto. Questo penso che sia più il mio caso, ad esempio. Ecco, allora ha trovato una fonte di ispirazione incredibile lui stando a casa. Sì, credo proprio di sì, perché lui non vive molto la casa, perché siamo due genitori lavoratori autonomi, perciò lui sta a scuola dal mattino fino al pomeriggio alle 4, spesso lo va a prendere la nonna fino a che non rientriamo a casa la sera, e lui vive, cioè la sua quotidianità casalinga si riduce a qualche ora serale, ma il sabato e la domenica facciamo la spola tra casa nostra e quella dei miei genitori che non abitano vicini, quindi, e poi spesso ci facciamo dei giri, quindi casa la vive poco, sta riscoprendo qualcosa che per lui effettivamente è nuovo, gli piace probabilmente. Salvo che per il fatto del cartone, su cui ha ancora dei dubbi, sembra. Perché ha detto tutto molto bello, però l'uovo di cioccolato secondo me potrebbe essere meglio. No, no, ma lui è felice di quello di cartone, Bob. Lui aspetta, cosa... no, però no, dobbiamo spiegarlo, perché secondo me la gente a casa si sta non chiedendo ha capito, ma che caspita sì, significa sì. Un uovo di cartone. Jack l'ha visto, l'hai visto ieri sera, te l'abbiamo fatto vedere, o hai visto solo il dinosauro? No, da lontano, quindi poi effettivamente non... Sì, sì. No, allora, praticamente non è un uovo di carta che sopperisce all'uovo di cioccolato, è un uovo dove all'interno ci sono sorprese, cioè fuori è di carta e penso plastica, vabbè, e dentro è pieno di sorprese, quindi, cioè con il tema dinosauri, quindi in realtà lui lo preferisce forse a quello di cioccolato, perché ci sono più sorprese dentro. E questa è la netta differenza tra me e Lollo. Lui pensa a giocare, io penso a mangiare. Dove arriveremo io e lui non lo sapremo, non lo scopriremo solo vivendo. Beh, Jack, tu sicuramente finirai da lei, cioè dalla Federica, perché sì. È dietista. Sì, decisamente. Lollo invece, diventando adolescente grande, si allontanerà dalla dietista per poi ritornare nella famiglia, diventando sì. Adulto e mangiando la cioccolata. Quindi secondo certo. Me il cerchio si chiude perfettamente. Sì, Beatrice, sì, sei concorde con noi? Assolutamente, sempre. Ecco, grazie. No, vabbè, cioè, così dopo noi ci sentiamo un po' a disagio, perché generalmente ci prendono anche un po' in giro, no? Talvolta, amorevolmente. No, ma io sono un educatore, cioè ho la compassione dentro di me verso di tutti. Ecco, la compassione che mi preoccupa, la cosa, la compassione che un po' mi preoccupa, però tutto è soggettivo, tutto. Siamo in tema di Pasqua. Ecco, visto che io ho decriptato in questo momento l'urlo di Spillo, che lo chiamo urlo perché sta parlando con noi evidentemente, e Spillo ha chiesto: ma Jack da piccolo com'era? Che sì, scusami, non ho capito. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di bambini, dacci qualche spunto, tu com'eri? Eri uno che stava come Lollo in poltrona? Eri uno che già giocava con i microfoni? Eri uno che... No, io i microfoni li ho scoperti a 14 anni. Sì. Quindi sì, c'è chi a 14 anni è fissato con le ragazze, io sono fissato con i microfoni e con le schede audio. Pensa tu che vita emozionante. Beh. Era nel luogo di Pasqua! Esattamente, esattamente. Era in un rack, invece che in un uovo lui gli ha regalato un rack con dei microfoni. Bravo. Sì, il mio sogno era avere davanti alla mia porta, no? Proprio sulla mia sì. Porta la scritta che si può illuminare a piacere on air. On air.
ok? Bellissimo. Però anche se non sono on air, cioè tipo a un certo punto prendo e lui, ecco, questo era il mio, e lo è tuttora, finché non lo realizzerò comunque rimarrà questo. Vabbè, a parte questo, no, io sono sempre stato molto attivo. E da bambino, quando avevo 5-6 anni, ma anche fino ai 10-11, ero praticamente davvero uno spillo, ero uno stuzzicadenti, mi si vedevano le costole se stavo a petto nudo, perché io giocavo sempre a calcio sotto casa, nei parcheggi sotto casa, facendomi tantissimo male, perché ovviamente era tutto quanto di cemento, asfalto, di cemento, asfalto, ghiaia, e quindi poi cadevamo, facevamo le scivolate sull'asfalto, c'era roba da parte, con i pantaloncini corti, io tornavo. No, qualcosa di pazzesco. Qualcosa di pazzesco, sì. Poi alla fine mi sono messo su una poltrona davanti a un computer e non ho più amato lo sport. Però sei rimasto abbastanza magro, e di questo perché hai un buon metabolismo, di cui la Federica ti riconoscerà sicuramente il merito, vero? Grazie, Miss, grazie, non volevo dirlo io. Io ho usato appositamente il nome Federica per intero, perché questo la provoca, e quindi contavo in una reazione adeguata alla mia provocazione. Volevo ritornare un attimo alla Bea. Sono le parole Jack e metabolismo che vicine, non meno. Scusate, sono sicuro che la Bea interverrà per difendere Jack, ti prego fallo. Per favore, lasciatelo in pace. Ecco, è una forma di bullismo questa, secondo te? Secondo me sì. C'è il telefono azzurro per i DJ, come che fai tu? Vorrebbe il telefono azzurro per i registi maltrattati, questa è la verità. Ah, sì? Io devo confessare una cosa. Spillo ha un vicino di casa che si chiama Jack, che è un Jack Russell. È fantastico, questo è un po' lavoro. Russell, la scorsa settimana Spillo è stato aggredito da questo nanetto e gli ha fatto un buco sul collo, quindi se lui sente dire Jack gli prende. Ah, allora, okay. Ecco perché. Vedi, quindi praticamente sto antipatico a Lorenzo e anche a Spillo. Quindi, esatto. Mi sto facendo terra bruciata proprio. No, è che gli susciti dei ricordi spaventosi. Quindi... Sì, no, assolutamente. Ma non è legato, non solo a Spillo, Bea, tranquillo. No, io a questo punto però proporrei per i prossimi 15-20 minuti di ribattezzare Jack per non creare problemi a Spillo. Quindi oggi chiameremo il nostro regista, come? Facciamo un rapidissimo sondaggio. Un nome per la Miss? Vai, come Mauro. Chiamiamo oggi? Mauro. Mauro, secondo la Bea, che l'ha conosciuto anche prima della trasmissione per allestire la rete di comunicazione, come lo chiamiamo oggi? Marco, con la M, sempre come lei, Marco. Allora, io ho visto che faccio una sintesi, lo chiamiamo Ma. Ma, ma. Ok. Ma. Ma. Bene, sì, va bene. No. Ma. 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 Facciamo anche un po' stridulo. Senti, ma tu cosa ne pensi? No, vabbè. E, allora, una volta definito questo, volevo ritornare da Bea, perché appunto, la domanda che ti avevo fatto, a cui non hai risposto, credo volutamente, che ti avevo chiesto, in fondo quello che noi facciamo è una forma di bullismo, se tu la dovessi proiettare ai bambini che tu frequenti. Seconda cosa, il bambino che non riesce in questo momento a muoversi perché non ha la fortuna di vivere in un giardino o comunque in campagna, secondo te come può manifestare questo suo disagio, perché molte volte non è la parte verbale la loro forma più trasparente per noi, per parlare con noi? Esattamente. Allora, devo rispondere seriamente alla prima o no? Alla prima hai libertà di scelta, alla seconda invece ti chiedo di darci un suggerimento per quelli che ci ascoltano. Allora, alla prima no, dai Giacomo, se voi siete grandi, giocate sull'ironia, vi volete bene fondamentalmente. È che non lo sapete, però... Quindi, mi piace, che ci vogliamo bene, no, lo sappiamo, questo lo svegliamo, sì, okay. Dai. Allora niente, no, questa è ironia, dai Gio. Sì. Per la seconda, com'è che si vede quando c'è una cavalletta che in casa pesa dai 15 ai 25 kg, che salta, sì, da un divano a una sedia, al tavolo,
Può succedere che questi siano gli effetti collaterali del mancato movimento, oppure il fatto che il bambino chieda continuamente attenzione e porti a snervare i genitori, che magari la mamma sa da seguire la sorellina perché deve fare i compiti, il babbo perché sta cercando di entrare sul sito della banca o dell'INPS e non ce la fa. Non so perché trovo tutta la tua immagine molto reale, Bea, te lo devo confidare. Ma è casa mia questa. Sta descrivendo casa mia. Cioè, quindi non mi stavo chiedendo se sia chiaro veggente oppure se sia semplicemente il mio caso. Io sono mamma, sono mamma. Sono mamma di due bambini, quindi questo mi facilita nel ruolo del vedermi, insomma, di capire i bambini e di capire anche i genitori. No, ti dico, Bea, l'altro giorno ho fatto un video a testimonianza della cosa, che se lo racconto probabilmente non mi si crede, di quante volte Lorenzo dice guarda nel giro di 5 minuti. Compulsivo. Sì, sì, guarda, 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 no, ma guarda, guarda, guarda. E io stavo stendendo i panni, non è che non lo stessi guardando, però è proprio una cosa che lui vuole sentirsi parte di qualcosa, certo. E quindi giustamente si fa. E per invece quanto riguarda l'aspetto motorio, l'altro giorno ci siamo quasi rotti un dente tentando di saltare sopra il puff del divano. Quindi... Non ok, magari che... non fatelo a casa, ecco, diciamo. No, don't do this at home, per carità. Ma scusa, il puffo sul divano è quello francese, intendi? Sì, non c'era grande puffa, non c'era Ok, lui. No. Ok. Sì. Io vorrei dire solo una cosa, che per quanto ero vivace io da bambino, credo che in questa situazione davvero sarei impazzito, star sempre a casa, ecco, così. Quindi immagino Lorenzo così. Sì. No. Assolutamente no, però cioè, io sotto casa mia appunto c'era questo ampio, cioè, quest'ampio parcheggio, questo ampio spazio, perché è un quartiere così molto residenziale, quindi magari un po' di spazio magari si trovava, però non era il massimo. In una situazione del genere io sarei impazzito. Cosa direste voi al Giacomo di 5 anni che voleva, che scalpitava per uscire di casa a giocare a calcio? Iniziamo da Bea. Sì. Cosa dicevo? Ma allora, oggi come oggi, cioè con questa storia del Covid, c'è anche il problema di gestire più bambini sotto casa. Perché se tu volevi uscire sotto casa e c'erano altri due o tre bambini, non potevi farlo. Se eri da solo, lo potevi fare. Poi c'è il vicino che ti guarda male, c'è la mamma del bambino che vorrebbe mandare giù il figlio perché c'ha da fare una telefonata importante. Ecco, c'è anche questo aspetto qui che non è piacevole. Cioè, sotto casa mia è successo che un adulto ha mandato su un altro bambino perché voleva che il suo stesse in giardino, cioè ci sono anche delle forme di delirio. Mamma mia! Che in questo senso, quindi è difficile spiegare a un bambino perché ora in questo momento si può e in questo momento non si può, ed è difficile anche chiedere a un bambino di stare lontano a un altro bambino, cioè se sono in un piccolo spazio di limitare la vicinanza, insomma, far sì che i bambini non siano vicini, cioè è una cosa che è contro natura. Sì. E quindi è molto 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 complesso, molto complesso, soprattutto per gli animi più vivaci. Ma secondo me, correggimi ovviamente se sbaglio, il punto di partenza secondo me è spiegare la situazione. Certo. Certo, dipende ma, dalle ma come si fa? Ma come si fa a spiegare? Appunto, scusatemi, a un bambino che non può stare vicino a un altro bambino. Credetemi, io intanto sto guardando dalla mia finestra, sulla mia terrazza, due bambini che stanno giocando separati da una rete, con i genitori che stanno facendo giustamente, no? Perché non vado a contatto con la rete. Credetemi, è un'immagine secondo me fortissima.
cioè del disagio che possono provare, perché per loro è, come dicevi tu, è contro natura. Se c'è un bambino, gioco con lui, sì, no? Certo. Quindi è veramente, credo, difficile spiegarlo, cioè come, anzi qua veramente ti chiediamo un aiuto, Beatrice, per quello che tu puoi dire, come si può provare a spiegare questo momento che non è una forma di punizione per nessuno, ma è una forma di tutela anche per loro? È possibile questo messaggio? Allora, fino all'età dei 5 e mezzo, 6 anni è difficile che si possa spiegare. In età scolare si può iniziare a spiegare, però è chiaro che un bambino di 9 anni lo capisce meglio di un bambino di 7, che è ancora più legato a, diciamo, a una forma di gioco diversa. Già puoi intervenire intellettualmente con un bambino dicendo: guarda, ci sono queste regole, il gioco si può fare, ma ci sono queste regole. Comunque, cercare di dare spunti per giocare in maniera diversa, questo si può fare. Quindi forse è meglio vedere diciamo il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, perché se si incominciano a dare tutte le come succede nella vita reale, poi in realtà, cioè trovare l'alternativa, trovare la soluzione che ci permette di fare e non limitarsi ai divieti. Quindi si può, certo, mandare le letterine sotto la porta, si può giocare a battaglia navale a distanza con le radioline, si può uno su dalla finestra e l'altro giù fare un gioco, si può, non lo so, ora mi viene da dire, cioè parlarsi dalle finestre, scambiarsi gli aeroplanini, non so, cose di questo genere. Cercando di aiutare, favorire con la fantasia, anche ricorrendo ai nostri ricordi, perché noi si giocava così. Certo. Aiutare i bambini a trovare delle strategie di gioco. Se loro non ce la fanno perché non le conoscono, di aiutarli noi. Sì, o usare un cestino, cioè se dai un cestino a un bambino con una fune, si divertono una giornata intera. Possono diventare mille giochi, oppure le frettette, l'aeroplanino, uno si mette a costruire un aeroplanino alla finestra, l'amico dalla finestra uguale, individuano un punto al piano di sotto dove lanciare gli aeroplanini e poi uno li va giù a riprendere e li lascia davanti alla porta dell'amico, non lo so. Però sulle freccette invece avrei qualche dubbio, perché non vorrei che si fraintendesse che si tirano le freccette uno con l'altro. No, potrebbe essere più traumatico come... No, le freccette non si attaccano bene, il coltello con la punta. Ah, okay. No, vabbè, mi arrabbia. No, quindi scusami, riassumendo, in fondo il film La vita è bella di un vostro conterraneo, no? del grandissimo, sì, Benigni, in fondo ci ha raccontato un po' quello, no? Riuscire a raccontare al bambino in maniera, ovviamente, che diventi una regola di un gioco, come, no? Che in quel, sì, momento, bravo, non si può andare. Quello potrebbe essere il sunto di come, allora, intervenire, di come aiutarli, giusto? Bravissimo, io non me lo ricordavo, ora mi hai fatto venire in mente. Bravo, sì, effettivamente è così, trasformare la realtà. E quello che c'ha una visione un pochino più legata alla sensibilità dei bambini, in casa ci può essere uno che è più portato e l'altro un pochino meno, chi ha una visione un pochino più legata al sentimento infantile può aiutare il bambino a trasformare la cosa. Questo fa star bene anche a chi lo fa, cioè anche all'adulto. Beh, infatti stavo per dirlo anch'io, cioè non è solo per i bambini, ma anche tanti adulti potrebbero iniziare a fare questa cosa per non farsi prendere dal panico. Cioè. Assolutamente, riuscire a trasformare un'esperienza negativa, non in cieco ottimismo o sciocco ottimismo a tutti i costi, no. Non ha senso, diventa quasi una forma di presa di giro, ma invece riuscire a leggere per in funzione del bambino, cioè per aiutarlo a digerire una realtà che non è comprensibile. Ora vi racconto un episodio. I primi giorni, sì, che c'era questa storia del Covid,
I bambini ancora cercavano di riunirsi, insomma, sotto casa, e hanno inventato il gioco del Covid, cioè, praticamente veramente bello, come guardo i ladri, uguale, cioè solo che il ladro era il malato di Covid. Certo. Era il Covid stesso e doveva acchiappare gli altri, poi arrivava il dottore e lo scongiolava. Cioè, veramente i bambini sono una fonte di incredibile, pazzesco, bellissima, sì, questa immagine. Sì, tutto nato dalla loro fantasia. Noi stiamo ancora aspettando di qualcuno che ci scongeli. Uguale Lorenzo. Esatto. Lorenzo non è tornato ancora? No, in questo momento si è... Probabilmente Riccardo lo sta tenendo in corridoio per permettermi di parlare, ma se avete sì, domande posso andare. No, cioè, ecco, se... no, innanzitutto è rimasta sospesa la domanda se secondo Lollo Bea può essere una sua amica, e secondo gli volevo chiedere se anche lui, visto che non ha sentito, se gli chiedi di inventarsi un gioco legato a questo momento, che cosa lui gli viene in mente. Ecco, facciamo un esperimento sociale in diretta, se ovviamente la mamma e il papà di Lollo ritengono sia opportuno farlo, perché poi credo che Bea possa essere d'accordo con me che ogni situazione non è ripetibile, cioè ogni situazione è figlia della realtà di quella famiglia e di quel momento, giusto? D'accordissimo. Sì, beh, diciamo che a casa mia cerchiamo di utilizzare poca TV e tanta fantasia, che sta finendo, vi dico la verità, perché non so più dove sbattere la testa, però ma la notte porta consiglio, quindi magari ogni giorno c'è la possibilità di inventarsi un gioco. Effettivamente questa è la cosa, che magari il giorno dopo fai un nuovo gioco che non avevi pensato, però cioè, nel senso... È un rinnovarsi che immagino sia davvero molto difficile riproporre ogni giorno. Però è stimolante, è molto stimolante, perché magari c'è quel giorno che lui si diverte a guardare me che faccio le prove di doppiaggio, magari metto un cartone animato così lo coinvolgo di più, come c'è il giorno che dipinge con Riccardo, come c'è il giorno in cui magari ci inventiamo la caccia al tesoro, piuttosto che fare la capanna sul divano. E c'è stata una sera, ad esempio, che abbiamo guardato un film, però avevamo trasformato il divano in una capanna, quindi ci eravamo messi tutti dentro a guardare il film in televisione, no? Un giorno invece abbiamo preso tutti i suoi DVD dei cartoni animati, li abbiamo messi in un'altra stanza e abbiamo fatto il gioco del... Adesso a turno si mima il titolo del film e gli altri devono indovinarlo. E questi sono veramente pochi rispetto a quelli che abbiamo fatto. Cioè, abbiamo fatto le croci in terra colorate e ci siamo ricreati il Twister. Non so se voi conoscete il Twister come gioco di società. Sì, assolutamente, sì. Ecco, non avendolo, abbiamo messo in ogni piastrella, abbiamo fatto una croce con lo scotch di carta che Lorenzo ha colorato di verde, di giallo, di blu e di rosso. E poi abbiamo ricreato questo. Ma io però, scusami, cara Miss. Dimmi. Tu hai fatto questo gioco dei mimi ed è una bellissima idea questa. Secondo me i primi a divertirvi siete stati voi. Ho più dubbi su quanto si può essere divertito Lollo, ma questa è una mia ovviamente opinione. Lui si diverte, credimi. Allora, molto... vi do una provocazione. Ce l'ho qua davanti. Cioè, io mi sono tenuto tutta la mia collezione di cartoni animati a cui sono molto legato. Tra cui, allora, se riuscite a fare i mimi di... Vi do tre film. Non ce la potete fare, secondo me. Scusami, come fanno a fare i mimi se questi... No, gli do un suggerimento che magari vale anche per gli altri, okay. No? Ma provate, se vuoi, a mimare... Ti mando il video. Sì, mandami il video, però esatto, di quando lo fai. Allora, i tre titoli, prendetelo anche voi che ci ascoltate come suggerimento, come gioco. Allora, i titoli sono Spirit. Ok. Mimami Spirit, se sei bravo. Beh, ti posso mimare serenamente un ubriaco.
Vabbè, ma un ubriaco, un bambino di 5 anni, mi auguro che ancora non abbia avuto un'esperienza così importante. No, però, pensavo vabbè, a te, no, ok, ok. No, il gioco con i bambini, sono cartoni animati, no, questi, no? Il cavallo, dai. Poi? Poi, secondo film, Madagascar. Quello l'abbiamo fatto, sì, sì. Ecco, terzo come, film... Come? No, io voglio sapere come l'hanno fatto. Io... L'ha mimato Ricky. Allora, quando l'ho mimato io, mi sono tirata i pantaloni giù, i pantaloni bassi bassi, tipo Dick Van Dyke, e ho mimato un pinguino. Ah, sei andato sui personaggi. Vabbè, ma perché te fai la doppiatrice? Dai. Vabbè, cosa c'entra? Ma se uno sì. Non l'ha visto, come si fa? Si cerca di mimare il titolo. È vero, brava Bea, hai ragione, non ci avevo pensato, uno potrebbe non averlo visto. E cosa fai vedere la cartina geografica, Madagascar? Dato che non l'avete visto, non l'avete visto, dato che abbiamo tempo, andatelo a vedere, così ve lo potete mimare. Ora si offrono degli spunti. Mi manca il terzo, Bob, Spirit, Madagascar e poi? E il terzo, ma vado in sequenza di quelli che leggo ovviamente, sto togliendo quelli più banali, mucche alla riscossa, perché mucche ancora anche perché c'è stata tanta mucchina in questi momenti, quindi mucche dovrebbe essere abbastanza intuitivo, no? Ma alla riscossa può non essere banale. Beh, tra l'altro mucche alla riscossa, perdonatemi, uno dei miei cartoni animati preferiti, ci tengo a dirlo, no? Ovviamente dopo Gigrobò e Mazinga Z. Sì, come? Te lo consigli? Sì, sono mucca alla riscossa. Questo è bello. L'avrò visto, credo, 1400 volte con mio figlio e avrei piacere di rivederlo una volta in più, anche adesso che ha 18 anni. Dai, va bene. Quindi allora, come gioco l'abbiamo lanciata l'idea. Adesso dai. La Miss si è impegnata, quindi siete tutti testimoni, anche che ci deve mandare questo video in cui farà vedere Ricky e cara Miss che provano a fare indovinare a Lollo Madagascar, Spirit e Mucca alla riscossa. Ok. Lanciata la sfida, visto che adesso va a periodi di lanciare le sfide. Tu hai qualche sfida da lanciare anche a lui? Io volevo dare una cosa. No, io non lancio nulla. Se no fai male. No, io volevo solamente dire una cosa. Bob, qual è il film che ti diciamo che devi recuperare? Qual è quella saga che assolutamente devi vedere perché poi ci facciamo le battute sopra e tu non le capisci? Harry Potter. Non l'ho ancora fatto. Non l'hai ancora fatto, ma lo sapevo. Questo era abbastanza. Ti volevo dire che è arrivato Lollo. Quindi se vogliamo. Ed è cuffiato, quindi se vuoi Bob puoi chiedergli tutto quello che vuoi. No, io farei la domanda a me perché io volevo solamente dire una cosa, che per gli amanti della saga comunque è stato bellissimo, una bellissima idea, è stato lanciato il Harry Potter a Tom. No, è Tom, at home, io non so parlare inglese, Harry Potter a casa, un portale a Tom e Jerry, a Tom e Jerry anche, sì. A Tom e Jerry. Che è un portale molto bello dove ci sono tantissime storie e tantissimi anche altri documenti, anche dei giochi e delle attività da fare in famiglia sempre a tema Harry Potter, quindi bello. Potrebbe essere una cosa bella, e che è tutto gratuito, se non sbaglio prima era a pagamento dietro l'acquisto tipo di un libro particolare, ora non vorrei dire cretinate, però adesso è gratuito, aperto a tutti, e se cercate Harry Potter at home su Google si trova facilmente. Sì. Era molto carino. Ecco, grazie Jack, no, questa è una bellissima, credo, iniziativa, perché speriamo di esservi stati utili in questa puntata per chi di voi ha comunque dei piccoli esserini in casa da dover aiutare in questo momento, speriamo in qualche modo di avervi dato dei suggerimenti, qualche lettura, e questo ultimo di Jack è un'ulteriore chicca che speriamo di avervi passato. Visto che andiamo verso la fine di questa strepitosa puntata, mi permetto
permetto di dirlo da solo, ma così mi va. Io volevo effettivamente chiudere ritornando all'inizio, visto che abbiamo Lollo e abbiamo ancora la Bea, o perlomeno spero che non se ne sia già scappata via. No. Chiudiamo questa bellissima puntata di Dr. Bob e Mr. Y con una chiacchierata tra il nostro amatissimo Lollo e la simpaticissima Bea, e lasciamo a voi il parere se Bea e Lollo in fondo possono considerarsi amici. A voi la linea. Ciao. Ciao, mi senti bene? Sì. Sì. Senti, ti piacciono i cani? Io so quello con me. Sì. Ce l'hai anche tu un cane? Sì. Sì. Ah, c'è la mamma. Mi aveva detto. Come si chiama? Leon, vero? Sì. Mm. E com'è, grande? Un po'. Cioè, tipo? Un po'. Tipo che ti arriva al ginocchio? Non è muscoloso, sì, così. No! Ma non è muscoloso? No. Ah, ho capito. Allora, magrolino! Magrolino, cerca di farmi indovinare come è fatto, via. Allora. Nero. Nero? Tutto? È nero. Sì, un po' bianchino. Ma te ci giochi con Leon? Ci giochi con Leon? Sì. E che gioco gli piace fare? Lui piace giocare con i suoi cose che l'ha rotti tutti, i suoi giochi. E poi le ciabatte formaggiose. Vedi, anche Leon è un intenditore, allora. No, spiega perché sono formaggiose. Perché i suoi piedi sono formaggiosi. I piedi di chi? I piedi di chi sono formaggiosi? Del babbo. Che meraviglia. Allora praticamente lui si mangia un panino con il formaggio. Esatto, è come se si mangiasse un panino. Formaggioso. Scusa Lorenzo, fai uno scherzo al babbo e mettila un pochino di maionese in fondo dove lui non va bene, e così poi cioè, ti diverti. Poi le ciabatte si lavano, dai, non ti preoccupare. Proprio guardi babbo quando si mette la ciabatta e dice: oh, che c'è qui dentro, capito? Il turbo. La mettiamo il turbo della maionese. Non il turbo, il tubo. Il tubo di maionese nella faccia e poi tutta i capelli. Non i capelli, no. Non ce li hai i capelli, no. Babbo? Non è una pelata. Vabbè, ok. Bea, ti voglio dire solo che Lorenzo è già andato a cercare il tubetto di maionese. Beh, allora, una volta che abbiamo, diciamo, lanciato la missione e che possiamo assolutamente certificare del grande lavoro di Beatrice e dell'ottima disponibilità del nostro amatissimo Lollo, io direi che possiamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Ringraziamo la Bea con un caloroso e grande abbraccio anche per la disponibilità e per la voglia di giocare con noi. Un grande abbraccio a... che una volta poi lo chiameremo di nuovo come forse si vede, ma c'è ancora Spillo, quindi non vorremmo mai provocare la sua reazione. E un grande abbraccio ovviamente alla cara Miss, insostituibile per noi. Alla prossima anche puntata. Ciao, un saluto a Lollo! Ciao Lollo! Un bacio a tutti, un abbraccio! Ciao! 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 Ciao a tutti, grazie!